Buongiorno a tutti da Chetti Eredia, siamo con Alberto Rovigatti, responsabile del territorio di Banca Patavina. Rovigatti, cosa ci può dire di questo diario, di questo mare di parole che è presentato quest'anno dalla voce di Rovigo? Voi siete partner. Sì, noi siamo partner, felicemente partner di questa lodevole iniziativa, lodevole perché ha, come dire, dei risvolti sociali, dei risvolti molto positivi, contribuisce al buon andamento delle nostre comunità. Banca Patavina è sensibile a tutto questo, lo dice il nostro statuto, lo dice la nostra amministrazione, quindi le cose vanno molto bene, come si diceva poc'anzi, anche in chiave prospettica, tutti gli elementi che sono inseriti all'interno di questo meraviglioso diario fanno un po' il paio anche con ingredienti dell'agenda ONU 2030, quindi solidarietà, cultura, inclusione sociale e quindi cultura alla relazione sin da piccoli, dai bambini, e quindi il valore pedagogico che assume questo strumento è veramente molto molto elevato. Banca Patavina sponsorizza il territorio e dà un aiuto anche alla sostenibilità delle aziende. Voi avete dei progetti sulla sostenibilità delle aziende? Ma guardi, noi abbiamo sempre sostenuto tutta l'imprenditoria. Tenga conto che qui a Chioggia abbiamo 3 filiali, siamo presenti da oltre 30 anni, l'ultima da un decennio, e quindi la nostra presenza vuole significare il sostegno soprattutto nei momenti difficili in cui le imprese hanno necessità particolari. Io faccio riferimento ovviamente al progresso che c'è stato con il Covid e quindi con l'emergenza sanitaria. Certo, saremo presenti anche nei prossimi mesi, prevedibilmente, con le difficoltà che l'attuale situazione economica mondiale sta comportando. Storicamente noi abbiamo contribuito alla crescita delle nostre imprese. Tenga conto che quest'anno superiamo gli 11.200 soci, per cui il territorio offre a Banca Patavina, e così come Banca Patavina al territorio, questa simbiosi mutualistica nell'economia territoriale e reale, perché Banca Patavina finanzia prevalentemente, anzi direi esclusivamente, l'economia reale.